Come da diabete? Me ne vado che mi sposo! Mi sposo! Oh, E perché hanno scavato a noi? Con chi si sposa, mamma? Con chi si sposa? Se mi sembrava che si può sposare, che vuole trovare qualcuno, se ne vuole andare, non lo so, a chi può trovare? Mamma, Iam, tu tieni l'età! A chi trovi tu? Io! E tenga una bella inserzione sul giornale. Cercasi mostro che si sposa la suocera del Cafone, di Oscar Di Mai. Guardate, guardate, si vuole sposare. Se bene, per come è cagnato il mondo, pure mamma ti si può sposare. Si può sposare anche lei. Ma che è pure mamma ti si può sposare? Ma che mi avessi trovato in te? Io sono ancora una donna piacente. Io, se mi curo un poco, io avrei e trovo così. Io tengo così. E vuole città che mi si trita così. Ma volete figlio, no, mi fate pippare il cervello. Poi ti ho pregato, non la mannaggia a due parrucchieri. Visto quando vado al parrucchiere, che succede? Guarda qua, oh. Ma pare la sore bassolino, mi pare. Che deve fare con una capilla che sta manetta? I capilli me la lavai in casa, state meglio e sparagnate. I capilli, perché tengo i capilli così? Perché non tengo più il mio cappello, che tu me l'hai distrutta a furia di umiliare. Ce l'aveva morto con quello cappello, mica era così bello. Ma quella si vuole sposare? Ha deciso che si vuole sposare. Falla sposare. Oggi ci sta la possibilità. Noi diremo che l'esempio è sanno i paesi sanno rovinati dei polacchi all'Ucraina. Si fermano che bene cavaglioni 24, 25, 30 anni bellissime. Sotto un uccello sotto ora, ci avrei quando sono bello, curto il panzello fuori, che sono una vita bassa, hanno fatto la conquista. Che lo vengono a Napoloni, si mangiano tutte cose, la fatica che l'hanno fatta da 40 anni. E terra ne ambressa e se ne va. Tu ci vuoi trovare un bello polacco a mamma? Sai come sta bella mamma di che polacchino? Che le c'è corte, ci vuole solo il polacchino, vero? Un litro bello polacco, trovaci un bello polacco a mamma. Ma quale polacco? Io proprio sposo polacco, che non ci capiamo quando parliamo. Quello che mamma dice, per esempio, ti amo. Ma te dici ti amo? Un chilo vado a te, io voglio morire. No, ma non è così, amo polacco, no. E perché? È perché i polacchi io saccio, polacco, si embriaca e batta la mutiera. Chi lo può battere a mamma? Oh, si embriaca avanti? Sì. E dice lo polacco, si sa figlio. O manna una volta di volta che tutti i giorni a casa. A magari la scommessa. Il polacco per una volta che batta a mamma della casa mia, champagne. Ma facetemi piacere. Sebbene lo sai a Carmine, che è l'amico mio. Che ha fatto? Carmine è lo dottore, pure un uomo diciamo, di una certa cultura, cioè, anzianotto, un anziano giovane tutto sommato, 65 anni, uno è un vecchio giovane, non è proprio vecchio veramente. Se mi si cura polacca, se ne aiuta a Rosa, se ne aiuta un sacco, manca 25 anni, che se 65 anni, ha lasciato una moglie, due figli, due nipoti. Sì, maronni polacchi e ucraini stanno rovinando il mondo, veramente stanno rovinando il mondo. Ma se si dice come dicevo Cafone, ma queste sono cose dell'altro monte! Cose dell'altro monte! Buongiorno. Alto, ma che maronna, chi se mi parla un fantasma? Si deve risolvere questo fatto di chiave a mano a chi si lui. E una volta è frate, e una volta è isso, uno piglia un sussulto, una paura a volte. Che è successo? Tu sei mica triste, credo? Tengo un problema grave a casa. Aldo, chi è che non tiene un problema grave, Aldo? Io tengo questi problemi gravi, Aldo, queste tragedie. E la moto di prima tu dicesse, non parlo più. Io pure tengo guai a morire, tu che guai di, Aldo, ti è piccicato che puoi dire? No. E che è allora, che sta? Aldo, se è una cosa di saluto, dimmelo che siamo a tua disposizione. Siamo vicini. Niente meno che dopo tanti anni hai scoperto che in casa mia c'è sta l'amante. Ma non fosse scemo! A casa sua c'è l'amante. Ma vuoi far ridere, ci si fa ridere. Ma con mare che la femmina una serie. C'è l'amante, la moglie di Ralducci. È una buona piccirella. A parte che è una buona piccirella, chi... I suoi sono viaggi che la manetta. Felice, l'amante, felice, l'amante in casa. Usava tutto il quartiere. Aldo, non ti fare venire queste manie di persecuzione, usava tutto il quartiere. Mi stava a credere che la gente la mattina e la sera si sono e pensano che quello che fai tu o quello che faccio io.
La gente, ognuno tiene i propri problemi, chi tiene un rebbe, chi tiene un agnore, chi tiene... Io non parlo. Non parlo più. Non parlo più. Saggia, fa una canzone.